Ciao a tutti i Vedi? pischelli! Aspetta, ricomincio. Stavo dicendo, vedi che serviva la piattaforma. Sì, c'ho anche una freccia in faccia, che bello. Vado, 3, 2, 1. Ciao a tutti i pischelli e benvenuti in questo nuovo episodio della Test Pack. Siamo i compagni di Deathmau. Allora, ragazzi, ho una freccia nei No, fianchi, nella nella spalla c'è. spalla. Allora, siamo nel mondo della Miscraft che abbiamo creato nello scorso episodio e abbiamo già piazzato delle landmark per fare un nostro Quarry Plus. Allora, andiamo qua sotto, tiriamo via questa leva, ok? E schioppiamo il Quarry Plus. Yep! Quarry Plus che funziona come l'altro Quarry, nel senso che come dispositivo si fa nella stessa maniera. Metti le landmark e boom. Sopra gli mettiamo la pump. Questa andrà a ciucciare tutti i nostri liquidi che rimarranno all'interno del nostro query, cioè il query ha la possibilità di raccogliere sia i liquidi che i nostri cubi, no? Diciamo, i nostri solidi. Poi prendiamo uno di questi, glielo fichiamo a fianco, mettiamo energia query black, questo, ok, e noi possiamo... Cosa ho fatto? Possiamo vedere che ha già accumulato energia. Questo è molto molto più veloce, molto più efficiente del normale query. Infatti, guardatela in Lo fondo. storage Guardate dove qua in lo fondo. devi mettere? Lo storage dei liquidi, adesso gli metto sopra la... No, No, sopra una la... chest. A fianco, semplicemente a fianco lui la butta dentro la roba. Poi mi mettiamo un Ender Fatelo, sto Tank. arrivando. Ho fatto due Ender Tank, anche, nello scorso episodio, ma non me lo fate vedere. Mettiamo un Ender Tank sopra. E appena lui riprenderà dei liquidi li manderà nell'ender tank. L'altro ender tank la mettiamo a casa e poi i liquidi li stocchiamo da qualche parte o li buttiamo via, vediamo in base al liquido. Magari Mazza. facciamo un sistema. Guardate, è molto più veloce. Il Quarry Plus, a differenza del Quarry normale, può prendere anche molta molta più energia. Adesso arrivano 15.000 megajoule, ma se gli Guarda come diamo più scava. energia scava ancora più veloce. Infatti è una bomba. Poi Guarda. un'altra differenza dell'altro query è che questo si può inciantare. Quando faremo degli lancianti automatica più avanti, quando riusciremo a trovare magari Silk Touch oppure Efficiency 5, qualcosa del Un genere, libro con efficiency 5 ce l'ho. ce l'abbiamo, possiamo inciantarlo, Dead, volendo. Ed è diventa una roba assurda, cioè veramente assurda. Cioè proprio ti fa un chunk così te lo scava in 10 minuti. Comunque, abbiamo qua il nostro query che scava e adesso noi possiamo tornare a casa, Dead, volendo. O stiamo ancora qui sulla piattaforma a girarci i pollici? Fare Cosa tipo dici? il come si chiama lo speed Sì. coso mentre scavo. Ragazzotti, eccoci tornati a casa. Allora, visto che il query sta andando avanti, noi siamo andati avanti anche noi. Abbiamo fatto due come si chiamano? Tank, sì. Giga tank. Giga tank della Railcraft là fuori, adesso ve la faccio vedere, per portare fuori il nostro Cresotoil. E quindi piazziamo tutti questi bei freni qui, gli import fluid qui,
che estrarranno il nostro Crysotoil dalle nostre Cocoon. Allora, dentro a queste Crysotoil, sì, Crysotoil, ciao, oggi non ce la faccio, sono dislessico. Queste Cocoon le apriamo e gli mettiamo dentro il Crysotoil bucket e gli diciamo di portarli fuori a 1000. Però a 1000 dead ci c'è un botto di energia, sai? Vabbè, Settalo ormai. Aspetta, a 20. A 20 o 25, no, 250. che. Ok, e settiamo tutte così, ragazzotti. Così ci c'è un po' meno dell'energia dall'apre, perché Sta già queste arrivando. versioni hanno messo forse un po' più di difficoltà nell'alimentazione dell'apre. Non lo so, almeno sembra a me. Di solito con l'apre da noi, almeno mi ricordo nella scorsa serie, Dead. Oh, sono finiti i cavi, Dead. Se li puoi portare giù. Te l'ho dati. Ah, me li hai dati, sono 12. Sì, ne ho 12 anche. Dovrebbe esserci tipo nell'ME. Ne ho messo Ok, 24, ne ho messo. ne avevo 12 anche Nell'ender addosso. Non chest, so guarda. come ho fatto a Ora nell'ender fare. chest, sono 24. Adesso do un'occhiata. Vediamo se si sta svuotando. Sì? Signora? Guarda Vado a vedere il tank. il tank, adesso si sta scendendo. Salendo. O salendo, sì? No. No. Se magari lo prende, non lo prende da sopra, ma lo prende da sotto il liquido. Ah, ma io l'ho portato, l'ho messo di lato. Forse è quello che ho sbagliato, No, non c'entra, dovrebbe mandartelo lo stesso. Però prova a metterlo sopra, vero? che è Mi servono meglio. altri cavi, ne hai ancora? No, Ne ho 5. ce li ho, ce Ce li hai? Ok, vediamo se lo prende li ho. da qua. Perché non me lo fa switchare? Con la wrench. Non me lo fa. Vabbè, l'ho rotto direttamente. 63.500, appena lo colleghi, vediamo, dai. È strano questa cosa. Non me l'aspettavo. Se no ci tocca mettere. Che spaccata se non funziona così. Se non funziona Toglio, così l'ho dobbiamo buttato su mettere. adesso, Gliel'hai messo? Ma hai messo quale? però mi Il. serve Hai di nuovo il secchio. messo l'import o l'export? Export. Export? Giusto allora. Ok, adesso? Sta arrivando? No, è zero. Oh cazzo. Oh Adesso l'ho messo cazzo. su, No, no, no. Non sposta il Crysotoil allora. Oh merda, cioè hanno fatto una cagata del genere, è possibile? Me lo svrenci? Grazie, signora. Me lo sbrancia? No, no, eh. Non me lo Quanti vuole l'hai sbrancare. messo export? Ma è Vabbè, crashato il è server, Dad. import. No, perché o sono crashato io? No, a Ah, me funziona. questo non me lo sbrancia. Perché non me lo sbrancia? No, non li sbrancia quelli. Ah, non li sbrancia? Devi No, perché romperli? anche a me non funzionava. Ah, devi romperli per forza. È un po' una cagata, sì. Sì, è una cagata. Strano che non funziona, però. Proviamo su un fianco. Facciamo quest'ultima prova. E io provo a collegarti qua. Black, guarda che qui. Ti Cosa? manca un cavo. Sì, non l'ho visto, ma non voglio. Cioè, ho provato a collegare la prima in modo Qui ne tale che. manca. Dove? Sì, no, Questo. l'ho visto, no, sto provando a collegare la prima Cocoon qui per vedere se va. No. Che c'è Angelo che zampetta? Ah, non lo so, aspetta, fammi vedere il tank come è fatto. Molto interessante, molto interessante. Questa qua mi è Io ce lo nuova. metto il cavo qua. Sì, buttacelo, tanto non fa niente. Vediamo. Ciao a tutti. Pure qua. Ciao Ciao. Angelo. Allora. E i cavi sono tutti collegati, sì. Certo. Non ci sono errori. A meno che non ho fatto errori io sotto, non mi sembra. Sì, Non lo prova. so. No, aspetta, provo a controllare i cavi qua. Non vorrei che magari per sbaglio ho. Non ho visto, ma mi sembrava di aver collegato Se tutto. il problema è il secchio. Dici? Ma nell'altro lì cosa ti dà? Non ti dà lo Toh, stesso io l'ho il tolto. secchio? No, nell'altro non c'è. No? E come ce lo metto io il liquido Oddio, che dentro di lì? cavolo ne so. Non Sarà. c'è il secchio. Ah, non c'è il secchio? No. E allora, come cazzo. What? Non No, lo qua è tutto so. collegato. Come cazzo fai a fare. No, Dad, allora per queste Cocoon ci tocca fare o con i tubi normali, oppure usare Un l'unload, tesseract. oppure un Tesla, oppure un l'unload quello della Railcraft. Quello lo sono sicuro. Metterlo in un tank, dal tank, cioè dal tank. Liquid unload, no, il liquid unload lo fai che lui lo accumula all'interno e da lì magari riusciamo a tirarlo fuori. Perché magari non riconosce la mod, non riconosce la Cocoon come storage. Mi sembra Facciamo molto prima con il strano. Liquiduct e un Tesseract, secondo Sì, a sto punto sì. Vabbè, me. Cioè, niente, è stata una failata completa questo finale di questo potentissima. video, ragazzi. No, non me l'aspettavo perché. Cioè, funziona col Brine, che è un liquido che è uscito da. Dall'acqua,
cioè dalla 147, cioè le cocome ci sono da molto prima della Raycraft, quindi pensavo che boh, funzionava. Magari provo a fare un test a telecamera spenta e metto un hard disk dei liquidi. Metto un hard disk dei liquidi e vediamo se magari ha bisogno da trasferire nell'hard disk dei liquidi. Non lo so, vabbè. Comunque, niente, ragazzotti. Abbiamo fatto una paccata. Quindi, noi ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, anche se abbiamo fatto un piccolo fail alla fine. Un piccolo Ma madornale fail alla fine. E vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi alla pagina di Facebook, iscrivetevi ai canali di tutti i partecipanti alla serie, andate a vedere anche i loro canali. E noi ci vediamo nel prossimo video. Da Blackout e da Mau è tutto. Ciao a tutti!